Benvenuti, nuovo appuntamento con l'informazione di Social Pharma Tabloid in questa edizione. AIFA dispone il blocco delle esportazioni di tutti i lotti di famotidina. A seguito del ritiro dei farmaci contenenti il principio attivo ranitidina, si potrebbe generare un aumento della richiesta e quindi una situazione di carenza per i farmaci appartenenti alla stessa classe terapeutica, come quelli a base di famotidina. Pertanto l'AIFA ha disposto il blocco temporaneo delle esportazioni da parte dei distributori all'ingrosso. Paracetamolo in Francia non sarà più ad accesso libero. L'Agenzia Nazionale Francese per la Sicurezza dei Medicinali e dei Prodotti Sanitari ha proposto di limitare i rischi associati all'uso improprio di questo prodotto da banco. Secondo il provvedimento, che dovrebbe entrare in vigore da gennaio 2020, il paracetamolo e i farmaci antinfiammatori non steroidei a base di ibuprofene e acido acetilsalicilico resteranno senza obbligo di prescrizione, ma non saranno più a libero accesso nelle farmacie francesi. Sarà il farmacista a decidere se venderli o meno. NAS sequestri e sanzioni per 19 farmacisti. Il NAS di Latina ha ispezionato 19 farmacie nelle province di Latina e Frosinone, rilevando irregolarità penali ed amministrative. I militari hanno accertato dispensazione di farmaci senza prescrizione medica, indebito rimborso di farmaci e dispositivi medici mai consegnati, omesso aggiornamento del registro stupefacenti, preparazione e vendita non conforme di medicinali galenici. Gullotta scrive a Cossolo: le parafarmacie sono una risorsa e non un errore da cancellare. Il rappresentante della Federazione Nazionale delle Parafarmacie Italiane, Davide Gullotta, ha inviato una missiva al presidente di Federfarma Marco Cossolo, che in un incontro pubblico le ha definite un errore. Le parafarmacie, scrive Gullotta, sono state un'opportunità occupazionale per molti farmacisti e hanno avuto il merito di scardinare un sistema arcaico che non premiava la meritocrazia. E-commerce e farmacie indipendenti nella convention di Federfarma Servizi. Il futuro delle reti di farmacie indipendenti, opportunità nell'era dell'innovazione digitale, è il tema della due giorni di Sorrento, 16 e 17 ottobre, organizzata da Federfarma Servizi. Qualche anticipazione dal presidente di Federfarma Servizi, Antonello Mirone. Quest'anno abbiamo deciso di dedicare particolare attenzione al fenomeno dell'e-commerce e di tutto ciò che può rappresentare il commercio online. Riteniamo che al di là dei rischi che evidentemente dal punto di vista sanitario un tipo di commercializzazione di questo genere può rappresentare, può al tempo stesso essere un'opportunità per chi la saprà cogliere. Noi ci proponiamo in questo senso, essendo già aggregazione in grado di erogare servizi anche attraverso gli strumenti informatici, e presteremo massima attenzione. Chiaramente questo è solo il tema principale, ma attorno a questo ci saranno una serie di altri argomenti che andremo ad approfondire. Come sempre è una convention di altissimo livello, non lo dico io, lo dicono gli altri, ma quest'anno è sicuramente confermata dalla grandissima partecipazione che ci sarà. È tutto per questa edizione, appuntamento alla prossima settimana o in alternativa on demand sul portale socialpharma.it.